Buongiorno a tutti, sono sempre Vittorio88 e questa è una nuova puntata del mio Movieblog. Allora, il video di oggi è un po' particolare perché volevo inaugurare un momento che spero si ripeterà spesso qui sul Movieblog, che è appunto l'Indie Corner, ammesso che si possa dire così, ma è italiano maccheronico, chi se ne frega, prendiamo per buono. L'Indie Corner mira a cercare di far conoscere i registi di film indipendenti, perché è una cosa che secondo me nel nostro paese serve veramente tanto, soprattutto in questo momento in cui c'è una stagnazione culturale in tutti i campi, anche cinematograficamente ormai. Come potete vedere, sì, ci sono nomi nuovi, ma sono rari e tendono a conformarsi subito. È una situazione un po' particolare. Non spaziamo molto tra i generi, anche se negli ultimi mesi ci sono dei timidi tentativi verso di apertura verso altri generi, ma adesso di questo ne parleremo. E per l'appunto, se voi conoscete qualche regista di film indipendente che secondo voi merita, segnalatelo perché nel mio piccolo mi piacerebbe veramente tanto farli conoscere, perché ne abbiamo veramente, ma veramente tanto bisogno. Perché navigando nel mare dei film indipendenti, a volte si trovano dei piccoli capolavori che spesso e volentieri non sono neanche distribuiti nelle sale, ma finiscono direttamente free online, e questa è una cosa importantissima, e quindi mi piacerebbe veramente tanto farli conoscere. A questo proposito, il film che volevo recensire oggi è per la regia di Luca Spavetto ed è Il marito perfetto. Allora, Luca Spavetto è un regista di film indipendenti, ne ha fatti diversi, e io sto cercando di visionarli tutti pian piano. Sono per lo più mediometraggi, quindi film che durano nella media sui 40 minuti, ma anche di più, e sono effettivamente di ottima qualità, di ottima fattura, con una cura nei dettagli quasi maniacali in certi casi, ma è giusto che sia così. E spazia tra vari generi, dall'horror al noir, al grottesco, al poliziesco. Ad esempio, ce n'è uno che mi ha colpito tantissimo, che è Josh Jasmer, o Josh Jasmer, adesso non so bene come si pronunci, che è tratto da un suo fumetto, quindi anche fumettista, tra le altre cose, un artista poliedrico. E tra l'altro, nella prima scena di Josh Jasper c'è Andrea Baglio, che saluto, ciao Andrea, una scena breve ma intensa. E per l'appunto, Luca Spavetto mi ha veramente colpito come regista perché i suoi film sono effettivamente molto belli. E anche il fatto di spaziare tra vari generi, e si è adatto molto anche all'horror, soprattutto nei primi film. Questa cosa mi è piaciuta perché di italiani che adesso si dedicano all'horror non ce ne sono tanti. Sappiamo, l'ho già letto in qualche video precedente, la tradizione dell'horror, che l'Italia appunto ha una tradizione horror molto vasta, soprattutto legata al passato, agli anni 70-80, D'Argento, Mario Bava, Lucio Fulci, e chi più ne ha più ne metta, Pupi Avati, che si è dato a molti generi, tra cui anche all'horror. Ce ne sono veramente tantissimi. E purtroppo adesso l'horror è stato un po' trascurato nel nostro paese. C'è stato quello sprazzo di In The Market, che per l'amor del cielo, però stiamo cercando di aprirci ad altri generi, come ad esempio la fantascienza, Sei giorni sulla Terra. E ce ne sono altri che sono usciti ultimamente che devo ancora visionare. E diciamo che sono degli esperimenti, alcuni riusciti, altri no, però diciamo che c'è una tendenza all'apertura. E questa cosa può essere buona se consideriamo la cosa in sé, non molto buona se consideriamo a come viene fatto. Perché, per esempio, in The Mark, siccome era una mera operazione commerciale, e io non mi sento di dire che non ci abbia messo impegno, eccetera, eccetera, però hanno puntato tutto sul fatto che avevano il nome di Sergio Stivaletti per gli effetti speciali, che avevano Ottaviano Bleach come protagonista, come antagonista, eccetera, eccetera, ma è un film che secondo me personalmente è spazzatura. Poi non lo so, e non riesco a capire come possono esserci delle critiche positive a un film del genere. E questa cosa mi ha un po', come posso dire, deluso in qualche modo, non lo so. Comunque, Il marito perfetto è un film del 2011 per la regia di Luca Spavetto, che è un esperimento horror low budget, un budget irrisorio che non arriva neanche ai 2000 euro se non erro, e la qualità di questo film è sorprendente. Non è ancora uscito, uscirà tra poche settimane free online. Nella descrizione metterò il link al sito ufficiale di Luca Spavetto, dove potete trovare non solo la descrizione di tutti i suoi film, ma anche tutti i film precedenti, e dove verrà postato poi anche tra qualche settimana Il marito perfetto. È un mediometraggio che dura 38 minuti, quindi non porta via neanche tanto tempo, e vi consiglio di guardarlo non appena esce. Cercate di appunto informarvi un po' per quando uscirà. Continuate a guardare sul sito, perché nel frattempo guardatevi i film precedenti. Perché? Ma perché dico così? Perché effettivamente questo film è di buonissima fattura. Io ho avuto il piacere, l'onore
di poterlo vedere in anteprima grazie allo stesso Luca Spavetti, di questo lo ringrazio. E posso dire che quando io ho visto il trailer sono rimasto colpito, perché era proprio accattivante, una storia che promette un'atrocità ma misurata, perché comunque si vede che c'è una trama dietro. Non è un film alla Hostel in cui vediamo solo violenza senza una trama particolare, perché diciamo che la trama non è che sia, oddio, così vaste nostre. Qui invece abbiamo una trama che per un mediometraggio è molto interessante. Qual è il problema quando si fa un film comunque che non è della durata tipica di un film, quindi questo non è un cortometraggio, è più lungo di un cortometraggio, quindi è un mediometraggio? Il problema è che la struttura è quella di un film normale, ovvero abbiamo una situazione iniziale che ci viene presentata, la complicazione, lo svolgimento e il finale. Però quando si ha un film che dura più di un'ora, quindi un'oretta e mezza, tutto questo si può sviluppare molto bene. Quando si ha a che fare con un mediometraggio o un cortometraggio, bisogna sviluppare questi punti molto più velocemente e in maniera ugualmente esauriente. Questo non tutti lo sanno fare. Luca Spavetto ha dimostrato di saperlo fare in maniera egregia, perché ci pone una situazione iniziale con i due personaggi, ok, che ci fa capire in che rapporti sono, se ci sono dei problemi tra loro, eccetera, eccetera. Una complicazione, uno svolgimento conseguente a questa complicazione, quindi il fulcro del film. E poi una situazione finale, il tutto svolto nella maniera più professionale possibile, ovvero noi non perdiamo nulla, non ci sembra di perderci qualcosa, nel senso non ci sembra che la parte iniziale sia troppo lunga, non ci sembra che la parte centrale sia troppo corta, è tutto perfettamente bilanciato come deve essere. Dal lato tecnico è, secondo me, pazzesco. Io ho notato una volontà di sperimentare per quanto riguarda i movimenti di macchina e la regia incredibile, perché diciamo che è riuscito a dare proprio la dimensione dell'angoscia, nei momenti in cui c'è l'angoscia, dell'idilio nei momenti in cui c'è l'idilio, e non è facile perché comunque è anche una trama molto particolare, che adesso io non voglio svelare perché è un horror anche abbastanza tosto. E dicevo, i movimenti di macchina io li ho adorati, anche perché c'è un connubio di regia tecnica, come posso dire, molto che va molto nel dettaglio, e anche di fotografia che valorizza il tutto. La fotografia a me personalmente è piaciuta tantissimo, appunto gli effetti, cioè gli effetti, penso, non so se anche la fotografia, ma penso di sì, Tommaso Ruzzi, che qui fa anche un cameo, non dico in che ruolo, comunque fa anche un cameo, e per l'appunto è tutto molto ben curato. È una cosa che mi ha colpito veramente tanto, perché quello che mi ha colpito sono le scene, appunto quelle clou, diciamo, che riescono a, sono atroci, perché c'è una certa atrocità, si vede anche del sangue, c'è anche una certa violenza, ma non troppa, anche di buone tante cose. Per essere stato girato con un budget molto basso, ha degli effetti speciali credibilissimi, ma veramente credibili, e il tutto perché sono effetti speciali molto, tanto semplici quanto efficaci, ma il tutto è anche retto dall'interpretazione dei due attori principali, che sono appunto Crisula Stafida, adesso non so bene come si pronunci, mi perdoni, che è un'attrice tanto bella quanto brava, un'interpretazione veramente molto intensa, e Damiano Verrocchi, anche lui veramente bravissimo. Sono due attori che sono attivi anche nel panorama cinematografico e televisivo italiano, li abbiamo visti appunto in, per esempio, Crisula Stafida, io mi ricordo che ha fatto una comparsata, forse un po' più di una comparsata, in Nero bifamiliare di Federico Zampaglione, e quindi tra le altre cose vorrei dire questo film qui, questo film di Pavetto mi ha entusiasmato tanto quanto mi ha entusiasmato Shadow di Federico Zampaglione. Non è che li stia paragonando, perché sono due film leggermente diversi, però diciamo che hanno dei punti in comune, soprattutto dal punto di vista della cura della regia, della cura delle ambientazioni, che me l'hanno ricordato, secondo me si possono un pochino accostare, e anche il modo in cui riescono a mantenere il thrilling è molto simile. Quindi io non so se effettivamente Pavetto si sia ispirato anche a Shadow di Zampaglione, però devo dire che io ho visto degli echi, ma in questo film ci sono tanti echi. Ma finiamo un attimo di parlare delle performance attoriali. Crisula è veramente bravissima proprio a riuscire a interpretare questo personaggio, che mi pare sì, questo personaggio Viola, che tra le altre cose è un personaggio molto particolare, tanto quanto il personaggio appunto di suo marito, interpretato da Damiano Verrocchi, anche lui veramente intenso e bravissimo, quindi complimenti a tutte e due. E per l'appunto questa performance attoriale è riuscita a reggere
l'intero film e quindi anche gli effetti, diciamo il sangue finto si può utilizzare, però bisogna anche avere degli attori che quando appunto hanno a che fare con questi effetti riescono a renderli credibili, non essendo effetti, avendo un budget ridotto. E gli effetti sono fatti molto bene nonostante questo, e loro poi sono veramente talmente bravi che riescono appunto a essere credibili. E io devo fare i complimenti proprio perché Pavetto si è scelto un team di specialisti. Agli effetti Tommaso Luzzi, e i due attori, tra altre cose, non ci sono solo questi due attori, ma c'è anche Stefano Iacurti che interpreta diciamo questo poliziotto, questo vigilante più che altro, la vigilanza privata, che è la parte un pochino più comica, tra virgolette, l'interpretazione forse più è diversa dagli altri due. Se gli altri due sono molto intensi, questa quella di Stefano Iacurti è un'interpretazione più gigionesca, se vogliamo, ma è fatta apposta perché per l'appunto doveva essere, diciamo, gli ha affidato un ruolo minore, ma che serve un po' a stemperare la tensione accumulata in tutti i minuti precedenti, e è un ruolo anche interessante. Il film è ben scritto, la sceneggiatura è dello stesso Pavetto e i dialoghi sono molto, non c'era la volontà di imitare particolari registi. Per esempio in The Market l'autore ha palesemente cercato di ricordare Tarantino dei dialoghi, fallendo miseramente perché sono dialoghi noiosi che non hanno senso di esistere, sono proprio snervanti, che occupano la gran parte del film, e quando dovrebbe succedere qualcosa ti mette il macellaio Adam che si mette a sproloquiare per 20 minuti e dice un sacco di cazzate, ma veramente. Qui invece i dialoghi sono brillanti, ma sono molto originali. Quindi può darsi che Pavetto si sia ispirato a qualche regista, o magari non lo so. Però secondo me i dialoghi qui sono perfettamente orchestrati e non cercano di ricalcare nulla. È proprio un qualcosa di originale suo. E questa cosa mi ha fatto molto piacere, vedere appunto che il tutto è stato realizzato con una certa passione. Ora, io ho visto diversi echi in questo film. Allora, innanzitutto, molti potrebbero pensare: ah, è un film che cerca di ricalcare le tendenze di Oster e Soul. No, no. Piuttosto mi sembra un film che si ispira a film francesi come Martyrs oppure Frontiers. Più a Martyrs che a Frontiers, è una mia opinione ovviamente. Martyrs è un film effettivamente carico di atrocità proprio a livello visivo, che però sono giustificate da una trama. Molti dicono: ho capito, è una trama un po' così, però in realtà non ha una brutta trama a Martyrs, per quanto a me non è piaciuto e non piaciuto, però comunque aveva una trama di fondo che cercava di giustificare queste atrocità. Lo stesso è il film di Pavetto, perché il tutto torna in questo film. Nel Marito Perfetto tutto torna, e poi mi piace molto il tema, ovvero quanto conosci la persona che ti sta accanto. Tu credi di conoscere una persona, ma fino a che punto la conosci? Cioè, fino a che punto tu puoi fidarti di una persona? Cosa sai cosa passa nella testa di quella persona? Magari è stato tranquillo per anni, e all'improvviso gli scatta qualcosa che lo fa diventare un animale violento. Quindi tu come puoi? È proprio un film basato sulla fiducia incondizionata che si hanno sulle persone, ma si parte dall'assunto che noi esseri umani siamo creature comunque bestiali nel profondo. È un tema molto particolare che Pavetto riesce a trattare con una lucidità sorprendente. E quello che mi spiace è proprio che film del genere non passino al cinema. Ora, questo è un mediometraggio. Ecco, l'unica pecca, se vogliamo trovare una pecca di questo film, è il fatto che non è un lungometraggio. Essendo un mediometraggio, almeno 38 minuti io lo considero mediometraggio. Non so se poi, mi sembra che per figurare come lungometraggio il limite sia un'ora, se non erro. Infatti questo, no. Dicevo, perché dico pecca? Perché ne vorresti di più. Ti piacerebbe, cioè quando lo guardi ti piacerebbe che durasse di più, e siccome ci sono tutti i presupposti per trasformarlo in un lungometraggio, ma se ha fatto un mediometraggio è perché probabilmente l'aveva pensato così, per cui questo film è perfetto così com'è. Però nel senso, adesso sto scherzando, per dire, a voler trovare una pecca. E dicevo, poi ci ho trovato anche degli echi di Il gioco di Gerald di Stephen King, un libro di parecchi anni fa, che non è identico nella situazione, ma ha qualcosa che lo ricorda, il tema è più o meno lo stesso, comunque è simile, viene trattato in modo diverso, ma è molto simile. E quindi mi aveva colpito questo. Mi ha colpito la colonna sonora è effettivamente
incalzante. È una colonna sonora che ricalca molti film appunto horror italiani degli anni 70-80, e una cosa che mi è piaciuta è che questo film riprende le tendenze appunto del passato, della tradizione passata italiana, perché è stato girato, è stato completamente ridoppiato, e che dà un'impronta un po' internazionale al tutto, se vogliamo. Da dire, ecco, qualcosa, ecco, una cosa che ho notato anche in The Market. È stata fatta un po' la stessa cosa, la locazione geografica non si capisce bene quale sia, perché ci sono nomi, a un certo punto sono citati nomi americani, comunque anglosassoni, ma poi ci sono anche nomi italiani, riferimenti comunque che fanno capire che ci troviamo in Italia, ad esempio il vigilante ha scritto security dietro, ma ci sono anche delle scritte in italiano sulla macchina, comunque vide se non sbaglio un appunto, per cui anche qui, non vuole che si... Non è importante la location, non è importante. Però io l'ho trovato più giusto, cioè il tutto mi sembra più giustificabile che in The Market, perché in The Market a un certo punto c'è la una delle protagoniste che chiama il 911 da un telefono telecom. Queste sono delle cazzate un po' madornali. Qui invece il tutto è leggermente più stemperato, diciamo che non te ne accorgi quasi. Ho trovato questo, magari questa cosa inserita meglio in questo film, secondo me. In The Market l'avete capito che l'ho odiato. Però quello che voglio dire, qual è la differenza tra questo film e In The Market? Che questo film ha un obiettivo, che è quello di mostrare delle atrocità, cercando di giustificarle perché è un horror, riuscendoci, mentre invece in The Market cercano di giustificarlo con un discorso, un monologo lunghissimo, porca di quella puttana, che ti sminchia tutto il film e non va neanche a giustificare le atrocità perché non si capiscono le motivazioni del macellaio, eccetera, eccetera. Basato su delle interpretazioni tremende, mentre invece questo è basato su una sceneggiatura che regge perfettamente. Dialoghi orchestrati benissimo. Attori in grado di reggere una performance che sia tale, in grado di dare il pathos che effettivamente la sceneggiatura vorrebbe esprimere, cosa che non fa in The Market. E quindi mi chiedo perché film come questo sono destinati a rimanere relegati free online, e forse questo è anche un bene, e film invece come In The Market vanno al cinema e si beccano magari delle critiche positive. Mi fa incazzare questa cosa, e quindi io adesso vi chiedo una cosa. Io faccio un appello, io faccio video da parecchio tempo, non ho mai chiesto niente, ora vi vorrei chiedere un favore, cioè un favore personale. Tutti quelli che stanno guardando questo video, tutti quelli che seguono il canale, chi si imbatte in questo video, faccia per piacere, per cortesia, questa cosa che sto chiedendo. Diffondete i film di questo regista. Cosa vi costa mettere il link su Facebook? Mettete il link su Facebook, linkate i film, si trovano free su questo sito che ho messo nella descrizione. Cosa costa? Non costa niente, perché noi siamo il pubblico. Noi siamo il pubblico. Si possono cambiare le cose, porca di quella miseria. Non ci costa niente. Non facciamo i pigri, cerchiamo di diffondere. In Italia, allora, il buon cinema è cultura. Dio solo sa di quanto abbiamo bisogno di cultura in questo momento in Italia. Abbiamo bisogno che venga valorizzata. Questo è un buon film. Si tratta di buon cinema e quindi è cultura. Non tratterà temi particolarmente culturali, anche se secondo me comunque ci sono delle implicazioni morali ed etiche fantastiche. Anche nel trailer, per esempio, ci sono citati brani degli Efesini, no, per dire, cioè nel senso, quindi... C'è dell'intenzione dietro, c'è un discorso di etica morale, una critica anche sociale alla base di tutto, quindi non è che è un film a caso, no. E quindi io dico, cosa ci costa diffonderlo? Diffondiamolo, facciamo conoscere i film di questo regista, ma quello anche di altri registi di film indipendenti, perché il film indipendente è molto importante, perché nei film indipendenti si può fare quello che non si può fare nei film commerciali, e allora forse è un bene che questi film siano reperibili free online, ma facciamoli conoscere. Il problema di questi film è pubblicizzarli. A internet è un mezzo incredibile, abbiamo Facebook, abbiamo YouTube, abbiamo un sacco di blog, quindi vi chiedo veramente questo favore, diffondete questo regista, i film di questo regista, perché Luca Spavetto, tra altre cose, è la sua casa, lui si autoproduce film, sono della Cinevice, della Luca Sound, quindi diffondiamo, almeno, cioè veramente, è importante, e io vorrei fare questa cosa anche con altri registi di film indipendenti. Segnalateveli se ne conoscete, perché veramente ci sono film che meritano di essere visti,
E spesso nessuno se li caga solo perché sono online e non sono usciti al cinema. Ma chi se ne frega? Il buon cinema è buon cinema. Non importa che sia uscito in sala, un buon film rimane un buon film. In cassetta, in DVD, su hard disk, rimane un buon film comunque. Questi film sono reperibili free. Perché andare a spendere soldi per film come In The Market, porca di quella puttana, che sono veramente fatti con... Cioè, ci hanno impiegato un sacco di soldi e sono film che non arrivano, non lasciano nulla. Film come questi invece, che hanno qualcosa da dire, magari non vengono conosciuti, quindi davvero fatemi questo favore e cercate di diffondete il link a questo sito, ve lo chiedo veramente come favore personale. Quindi io spero di non avervi detto troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.